Salve ragazzi, e oggi una nuova canzone di merda tutta da scoprire. Ti dico la verità, io non ci tenevo a scoprirla, però vabbè. E questa canzone trash si intitola Un selfie a mezzanotte. Via! Comincia abbastanza bene questa canzone, inquadrando inizialmente le scarpe di Lelly Kelly. Siamo Lelly Kelly, le tue scarpine, oh yeah, siamo Lelly Kelly le più carine. Le nuove Lelly Kelly California si mettono. E lei che smanetta le foto col cellulare, cioè cerca di scattarsi una foto alle 11 del mattino. Immagina con la linguaccia, che è epico, veramente. È molto naturale. Cioè, tu quando ti fai una foto fai. Capito? È naturalissimo, yeah. Terzo banco, guardandoli a destra, lo vedo seduto. Stop, stop, stop. Ok, allora fammi un attimo. Per caso è lo stesso regista che ha fatto Mi hai rotto il cuore? No, perché è la stessa coreografia, cioè dietro lo sfondo colorato con una bambina davanti che canta, e mi sa che è sempre lo stesso regista che ha fatto Mi hai rotto il cuore. Cioè, questo è fissato con gli sfondi psichedelici, capito? Cioè, quello è la sua firma, lo sfondo psichedelico colorato con una bambina davanti che canta. Quando scimmo marito ti aspetto per dirmi una cosa. Perché si è messo lo stesso cappello mio per farsi i selfie, solo che quello suo è verde? Misteri della psiche umana. È già un anno che noi ci parliamo, chattando ogni sera. E la cosa bella è che sono nella stessa classe e chattano ogni sera, ma non si parlano a scuola. Cioè, giovani adulti minchia crescono. Ora vuole vedere il mio viso stampato al display. Oddio, che brutto da sentire, vuole vedere il mio viso stampato a display. Sembra che ti stanno sbattendo il display in faccia. Raga, allora, questa ragazza è innamorata di un ragazzo perché gli piace. Vanno a scuola insieme. È il terzo banco alla destra della ragazza. Ha un anno che non si parlano, pur andando nella stessa classe. Lui la ferma all'uscita della scuola e gli dice che vuole vedere il viso della ragazza stampato a display. Bimbo minchia del cazzo, ce l'hai a lei nella stessa classe. A tre banchi a distanza da te, non vi parlate da un anno e vuoi vedere il suo viso stampato a display? Ma se ce l'hai davanti, basta che ti girati che la vedi, girati. Tu ti giri e la vedi davanti a te, no? Ora in questo momento vedo a te, però vabbè, spostati. E tu ti giri e la vedi davanti, non c'è bisogno che gli dici di scattarsi una fotografia, no? Un selfie a mezzanotte, un cuore che mi batte. Ragazzi, vedete? Un selfie a mezzanotte, un cuore che mi batte. Cioè, più lo vedo e più mi sembra. Ti giuro, è uguale. Cambia solo lo sfondo psichedelico e la bambina, ma poi è uguale. Raga, secondo me questo è Mi hai rotto il cuore dei Beginning. Cioè, quando si sono conosciuti, hanno cantato questa canzone. Poi c'è Mi hai rotto il cuore quando si sono sposati da grandi. 9 anni avevano, però vabbè, viene dopo in pratica quella. Che strana sensazione. Lo so, cazzo, anche io sto provando una strana sensazione a vedere sto video. È bella sua io. Rischi tantissimo, perché se ti fai il selfie e ti compare una macchia di latte qua, il bambino a cui manti il selfie potrebbe dire: ma come? Hai una macchia di latte? Ma io la poppata me la sono fatta alle 11 del mattino, tu ancora hai la macchia di latte qua? Un selfie a mezzanotte,
Che poi perché proprio a mezzanotte? Perché non se lo mandano tipo all'1:30 quando escono da scuola, se proprio non vi potete vedere in faccia? Ma no, proprio a mezzanotte. Cioè, per farti un selfie a mezzanotte ti dovresti sparare come minimo già 40 luci in faccia e poi forse ti viene bene il selfie. Vabbè, l'importante è che se lo fa e che finalmente glielo manda, così sappiamo la risposta di questo ragazzo, se gli piace anche a lui, no? Non l'ho inviato ancora, perché non so sicura. Ma vaffanculo, va! Uè raga, e se non siete ancora iscritti al mio canale, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale cliccando il tasto iscriviti, condividete, commentate, mettete mi piace e guardatevi questi video qua che vi sto consigliando io, mi raccomando. In descrizione a questo video, come in ogni altro mio video, trovate tutti i miei link di Facebook, di Twitter e di Google+. Oh,